Forse c'è ancora in giro, tra l'altro. Aspettiamo subito qui. Una qui. Tanto abbiamo 10 trappole. Piazziamo un po' in giro anche nei punti un po' più speciali. Che magari non si aspettano subito. Ciao Phoenix, buonasera caro, come stai? Questa è bella perché non si vede di trappola davanti alla finestra. Mettiamo la maggior parte qua perché questa sarà la zona che cercherò di difendere il più possibile. E se proveranno ad andare in questa zona moriranno malissimo in pratica. Perché è pieno di trappole. Ah, guarda, fate quel gen, non me ne frega niente. Quel gen lì intanto non lo posso difendere. Ok. Dovrei mettere anche forse una shock, però... Erano in tre a quello. Dov'è Daddy? La trappola più brutta del gioco che pensavo che non prendesse nessuno, ha funzionato. Perché non swingo che ho Jolt, cazzo? Qualcun altro sulla trappola, peccato che non ci arriverò mai. Eh già. Il fatto che si possono liberare comunque sca. Io vado, ciao Franco, buona serata. Devo aprire lì intanto per poi tornarci. È che dovrei piazzare un paio di trappole anche qua. Tipo una qui, guarda. Questa vale invisibile. Proviamo a fare qualcosa nel loop qui. Tanto questo lo rompiamo. Cosa sta build a Don, ma con Save the Best al posto di Scourge. Sono tornata qui, posso lasciare la Levi sottofondo, adesso mi addormento sicuro. Va bene, media, tranquilla. Facciamo di droppare anche sto pallet, ora. No, l'autoswing, raga. Ah, che merda che è l'autoswing ogni tanto. Boom. Questa adesso è una dead zone in generale. Grazie Life dei bittini. Finalmente posso dire di aver avuto il piacere di un game con voi. Vabbè, con tutti. Snake è irrilevante. Onesto. Pagliacci. Dove non hai droppato quel pallet, pazza? Però questo gen lo voglio difendere. Cerchiamo di giocarcela sul nostro Trigen. Ma dove vai? Teddy, dove cazzo vai? Ancora una trappola. Dovrei metterla proprio a shock. Non sta andando bene perché stanno vedendo tutte le trappole dove stanno. Non so come cazzo facciano, ma... Adesso riusciamo a tagliare la strada questa. Magari va sulla trappola, adesso va a destra, dai. Davvero non è andata di là? Neanche su quella va. Le stanno schivando tutte. Come cazzo fanno a vederle? Sono letteralmente nei cespugli più cespugli dei cespugli. Sono delle cespugli, non sono delle trappole in pratica. Ok, scossa, ha fatto male almeno una.
Posso dire che comunque sto pianoforte è fastidiosissimo. Evitano l'erba, ci può stare. Hanno finito però il gen che volevo difendere. Allora, che va. C'è un altro gen che sta per scoppiare. E hanno urlato. Peccato. Mi sa che allora non posso recuperare adesso. Ma tu manca qui, guarda. L'ultima trappola la metto qui, ho deciso. Eccolo lì il genere. Ce ne sono due di gen qua quasi completi. Qui c'è ancora un singolo pallet. Se lo mettevo qui la trappola sarebbe stato meglio effettivamente, ma vabbè. Deve droppare il god adesso. No? Nice, scossa value. Sarà il peggior pianista della storia? Sì, ma rompe il cazzo, è sempre lì. Niente, dai. Vabbè, ci abbiamo provato. Non sono mai andati sulle trappole. Sfortunatamente, l'unica volta che ci sono andati non ero abbastanza vicino. Non so se riusciamo a recuperare, ma dubito. Anche perché hanno fatto tutti i gen che volevo difendere. Ah, ma lì ce n'era un altro. Ma là ce l'avevo altri gen qui, vabbè. Vai lì nella cazzo di erbetta, porco due. La vista, per forza la vista quella. Dove cazzo vai, zia? Tutte le trappole hanno visto, peccato. Questa è tecnicamente una buona mappa per il trapper perché fanno fatica a vedere le trappole. Però ormai una volta che le hanno già viste tutte non posso più farci nulla. Letteralmente tutte le hanno viste, guarda. Anche se si riattivano da sole... Se sanno dove sono, sanno dove sono. Non avevo visto quel pallet comunque. Cioè quel gen. Se avessi visto quel gen avrei difeso tranquillamente questo perché avevo un trigen perfetto qua. Invece adesso che fanno quei due sono fottuto. Perché sono lontani dalle trappole. Lei è ferita. Ne ho parlato, fanculo. E va sull'unica trappa. Oh, che bello. Ciao. In due vanno là, strano. Se aspetto un secondo ho un pass. Magari riesco a prendere value. Sono in due a fare il save. Sono andati. Non aveva in pass lei. Cioè, Skurjuk. Siamo noi. Ciao Bertu, buonasera caro. Mi hanno rotto un totem. Oh. E che cacchio. Questa trappola era la mia god trappola. Pensavo che andasse molto prima qualcuno su quella trappola. Ok. Forse riusciamo a recuperarcela un pochettino. Non siamo messi benissimo, però. Lì non ci posso passare. Manca un gen, probabilmente manca il 25% al massimo di quel gen. Non hai off the record, ottimo. Perfetto. Forse è DS probabilmente. No, l'ossessione è una DS, ok. Dopo si gioca Evil Within. Ok, uno è morto. That's good. Andiamo a vedere il gen subito. Lo finisce. Grazie. Quasi ci... Davvero la doggiata? No, non ci credo che l'ha vista quella. Mi rifiuto di credere che quella l'ha vista. Dai, signor Teddy. Popo Teddy, poi. Swing sulla finestra. Quasi lo hitto. Oh, peccato. So fucking close. Agilità. Scossa, ottimo. Questa non stava andando bene, stiamo recuperando, Nick.
Ciao Nagi, buonasera, come stai? Abbiamo preso anche l'ultimo scourge su quello lì. Ottimo. Abbiamo un po' recuperato. Nice. Super nice questo. The Dard? No, non ce l'hai tu. Scossa di nuovo. Scossa ci sta carriando sto game. Scossa ci ha carriato, mi sa. Alla fine della fiera. Anche se non si sono presi quasi nessuna trappola, siamo riusciti a prendere abbastanza vantaggio. Comunque le trappole gli hanno obbligatoriamente dato fastidio. Cioè fastidio gli hanno dato per forza. Ci provo ogni tanto. Se cammina troppo vicino alla finestra lo prendo. Pregato. Scossa di nuovo. Una delle più belle partite, mi fa piacere. 360 Noke. Nessuna botola. Porta una è là, l'altra è... Io non da lì. Sono tutti da quel lato di là, credo. Ah, forse là. Sì, eccola lì. Ho visto l'altra porta. Botolina. Nice. Se non ha la chiave, GG tecnicamente. Queste porte sono molto facili da difendere. Non posso prenderle le trappole. Una donk non me le farà raccogliere. Non le posso proprio mettere. Vedi che non... Se ci passo vicino non me le farà raccogliere. Gli scourge erano più perché infiniti? Sì. Li potevi spammare sullo stesso hook con la stessa persona, in pratica. Allora, mi metto così e boom, si va AFK. E si aspetta. It's the waiting game. Senza mani, guardate, mamma. Almeno sono vicino. No, no, il game è vinto. Se non ha la chiave, il game è vinto. Turret trap. Oh. Dai, pigliati quella trappola ora. Dove cazzo è andato? Ah, ti ha dato dritto. Pensavo lo passa, ero convintissimo proprio. Che gentile, mi ha aspettato. Che bella personella. Che schifo di porto certe volte, sì. Ma la realtà è che secondo me se la botola è chiusa non dovrebbe, il surf non dovrebbe avere la chance di scappare. Cioè la chance di scappare del surf secondo me è la botola. Se non trovi la botola secondo me dovresti morire istantaneamente, fine. Per vincere da Hunter devi per forza... Tecnicamente no. Devi fare abbastanza punti per vincere per il gioco. Però no, io uso una cosa diversa. Perché secondo me vincere è almeno 3 kill. 3 kill sono almeno. La botola non la considero di solito. Ciao Bronte, buonasera. L'unico momento in cui le porte non ti dovrebbero uccidere se la botola è chiusa e se i generatori sono finiti. Secondo me. Perché lo scopo alla fine è il 50-50 della botola. Se vuoi giocare la botola, ti giochi la botola. Perché sennò puoi anche camperarti una porta, capito? È troppo RNG based così, secondo me. Due sei davvero tristi? Ieri c'eri poi, no? GG.